Costantin Gennaro, 24enne, accusato di aver ucciso il padre adottivo, al momento del fatto era perfettamente in grado di intendere e di volere. Lo ha stabilito Cristina Camilleri, perito psichiatrico nominato dal Tribunale di Agrigento per valutare il quadro psichico e psicologico del ragazzo. Il giovane, secondo quanto stabilito, oggi è nelle condizioni di lucidità mentali tali da consentirgli di sostenere un processo a suo carico. Inoltre, il perito ha accertato che il giovane non è un soggetto socialmente pericoloso a causa di uno stato psichico degenerato. Gennaro è detenuto nel carcere di Contrada Petrusa e fin dal primo giorno di detenzione non ha mai creato problemi al personale di vigilanza o ad altri detenuti. Come si ricorda, la vicenda avvenuta l'8 novembre del 2009 aveva scosso le coscienze di molti. Un dramma familiare scaturito da un litigio che ha portato il figlio adottivo ad assassinare il padre sgozzandolo con un coltello. La vittima era il commerciante 61enne Damiano Gennaro. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della famiglia in via Sardegna 1 al villaggio Mosè. Dopo aver ucciso il padre, Costantin ha chiamato il 112 e si è costituito. Damiano Gennaro e la moglie avevano adottato una decina di anni fa tre fratellini di origini russe, la sorella e il fratello di Konstantin, che non erano in casa quando è avvenuto l'omicidio.